Balla tutta l'estate tra feste e la TV, fa un giro sotto sto cielo con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni con le mani, faccio un cuore sull'Adriatico, sull'Adriatico. Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati nel Viale Europa da parte mia, da parte di Paolo Minucci. È bello esserci, tornare in questa via storica della città di Montesilvano. Siete tanti, tantissimi, mamma mia quanti ne siete. Pensate un po', 46 anni fa il concorso di bellezza internazionale nacque proprio qui, in Viale Europa, e tornarci a distanza di tempo è davvero una forte emozione. Grazie soprattutto all'associazione Montesilvanesità in festa del suo massimo responsabile Sergio Agostinone, che vorrei ringraziare attraverso il vostro scrosciante battimani. Grazie Sergio. Una persona fantastica, innamorata di questa città, di questa cittadina rivierasca, che ha curato una 2 giorni ricca di appuntamenti importanti, dal teatrino per i burattini alla musica danzante, davvero tante iniziative lodevoli. Poi lui è famosissimo da queste parti, conosciutissimo, Sergio Agostinone, che nominiamo sin d'ora presidente della nostra commissione assieme all'assessore al turismo e ai grandi eventi Deborah Comardi. Un applauso. Vengo subito a presentare la giuria prima di venire a presentare coloro che avranno il compito di condurvi attraverso la bellezza delle nostre candidate. E allora volevo iniziare subito dalla responsabile della scuola di pattinaggio, che è molto conosciuta, lei è già stata campionessa italiana di pattinaggio, Stella Cantelli della Skating Academy di Montesilvano, fiore all'occhiello a livello sportivo della nostra organizzazione. In commissione abbiamo anche una sommelier, Anna Maria Cunzo, che abbiamo visto anche in tante occasioni, dal Festival del Brodetto alle gare di cucina per casalinghe. Un altro storico personaggio di Montesilvano, già consigliere comunale, un passato davvero di tutto rispetto, Ballantino Di Bernardo. E poi ancora abbiamo una rappresentante del mondo della scuola. È davvero una persona fantastica che spesso e volentieri collabora con la nostra organizzazione, si tratta di Bice Di Pasquale e della sua figliuola Federica Pezzi. In rappresentanza della ditta di FA abbiamo Davide Di Febo e la signora Adelia De Amicis. Mamma mia quanti sostenitori. Torna alle giurie di Miss Adriatico il maestro, un grande artista conosciuto a livello internazionale, Gino Berardi. Per quanto riguarda gli addobbi floreali, il nostro amico di sempre, Giancarlo Marchigiani, il professionista del settore. Nella nostra commissione abbiamo anche una professionista del settore, rappresenta la boutique del fiore, lei è Alida D'Amico. Abbiamo consegnato loro una scheda su cui apporre 2 voti, il primo sarà per la bellezza e il secondo per il portamento, voti che vanno da un minimo di 1 a un massimo di 5, non sono ammessi mezzi voti, quindi fate molta attenzione nelle 3 canoniche uscite, perché vedremo, ormai lo sanno anche a meraviglia i nostri amici che ci seguono da casa, le vedremo in 3 momenti distinti, nella prima versione elegante, in una vera e propria cartolina di presentazione che non sarà votata dalla nostra giuria. La giuria che entrerà nel pieno possesso delle sue funzioni qualche istante dopo, quando le nostre ragazze si mostreranno al vostro cospetto e al nostro cospetto nella versione tipicamente estiva, nella versione balneare, con il proprio bikini. Ma avrete l'opportunità, cari amici giurati, di confermare o modificare la vostra votazione in un terzo passaggio giuria, quando le nostre concorrenti avranno il piacere di indossare la divisa ufficiale del concorso, il body olimpionico della Falcone Dolciaria. Detto questo,
affinché sia la bellezza a presentare la bellezza. Signori, noi apriamo sempre con dei flash moda, perché ci teniamo, perché il nostro concorso è giunto alla sua 46esima edizione, l'unica manifestazione in campo moda patrocinata e riconosciuta dal Consiglio regionale d'Abruzzo, e di questo ne andiamo davvero molto fieri ed orgogliosi. Abbiamo qui con noi una delle ragazze che ha scritto un segmento importante della storia del concorso di Miss Adriatico. E allora, vestita con i capi di Lucri Boutique dell'amica Cristina Patricelli, ecco a voi Martina Maddalena Mariotti. La passerella è tutta sua. Belle pagine dedicate alla moda con Martina Maddalena Mariotti, questa sera vestita con i capi di Lucri Boutique di Cristina Patricelli. Il fascino e l'eleganza sono sempre così. Complimenti a Martina. E da una bellezza ad un'altra, per pensare all'oggi, colei che sta vivendo un'esperienza da presentatrice dopo averla vissuta in passerella con le sue compagne, dicevo un'indossatrice ormai richiestissima, ha davvero dei mezzi per poter guardare al futuro con l'ottimismo che merita, in passerella Chiara Di Cinchio con i capi Lucri Boutique. Accanto a me, sto per cederti microfono e cartellina, però mi corre l'obbligo in questo momento ricordare un grande amico, una persona speciale, un grande professionista che è sempre stato vicino al concorso di Miss Adriatico. In tante occasioni è stato proprio lui a volerci su questa via, in questa location, a dare vita a queste simpatiche manifestazioni. Una persona dal cuore grande così, un generoso per antonomasia, ci ha lasciati prematuramente e io lo vorrei ricordare attraverso il vostro grande applauso. Lui era Rosario Bonodio. Ciao Rosario, so per certo che tu ci guarderai con lo stesso immutato affetto dal mondo della verità. Era doveroso da parte mia, ma a questo punto, come si dice, the show must go on, lo spettacolo va avanti. Cedo microfono e cartellina alla presentatrice ufficiale del nostro concorso. Rinnoviamo gli applausi per voi, Chiara Di Cinchio. Buonasera a tutti, buonasera al bellissimo pubblico, buonasera alla giuria. Questa sera mi trovo qui grazie a Paolo Minnucci, che ringrazio immensamente dalla profondità del mio cuore per tutta la stima che riserva nei miei confronti da anni. Ma questa sera non sarò la sola qui sul palco, questa sera Paolo mi ha fatto un altro regalo, questa sera sarò affiancata da una persona specialissima, una persona alla quale voglio tantissimo bene, vincitore del Festival della Melodia 2021, Maurizio Tocco! Ciao a tutti, buonasera, che bella Via l'Europa, questa sera proprio bella. Ciao Chiara, a parte che ciao, sei troppo Maurizio. Alta, uno, forse mi devo mettere i tacchi anch'io, però non fa niente. Un saluto alla giuria, bellissima giuria, fatevi un applauso tutti, Via l'Europa, vi voglio sentire proprio... Oh. Salutiamo la regia, Marco Corneli, i fotografi, tutti... E anche chi ci guarda da Rete 8, perché devi sapere che Miss Adriatico sarà trasmessa anche dall'emittente Rete 8. Bene,
La sfilata deve cominciare, Chiara, ma fammi fare questo, cioè fammi questo regalo, lo dico io. Lo dici tu. Comincia la sfilata, e quindi con abito elegante, a partire dalla detentrice del titolo nazionale di Miss Adriatico 2021, signore e signori, Gioia Di Pasquale con Suami. Di Gioia Di Pasquale, Miss Adriatico 2021, con la sorellina Suami. E adesso tocca a te. Salutiamo Gioia, e arrivati a questo punto stiamo per conoscere le protagoniste, le 25 protagoniste che questa sera concorreranno al fine di aggiudicarsi la fascia relativa a Miss Montesilvano, dunque colei che andrà a rappresentare la città di Montesilvano alla finale che si terrà il 30 agosto. E dunque accogliamole e iniziamo dalla concorrente numero 1. Si tratta di Diletta Timperio. Contrassegnata con il numero 2, Federica Di Claudio. Passaggio in giuria anche per la numero 4, Alessia Cirone. Passerella Fabrizia e Alessia. Questa sera per voi Rossella Calderoni. In Viale Europa la numero 6, Giorgia Martinelli. Sì.
concorrente numero 7, si tratta di Giulia De Leonibus. Numero 8, cari amici di Viale Europa, Silvia De Amicis. Giulia e Silvia. Questa sera Caisia Zekanevic. Numero 10 per Aurora Buonvivere. Seguiamo con la numero 13, Alicia Strugaru. Per voi la numero 14, Vittoriana Cacciatore. Numero
rivediamole ancora una volta insieme. Prego ragazze. Con il numero 15 questa sera Ilaria Di Lena. Contrassegnata col numero 16, signore e signori, Silvia Severo. Giada Casalena. Andiamo avanti con la numero 18, Valentina Casciaroli. Ancora una volta Giada e Valentina. Sfila per voi Anna Dincecco. E con il numero 20 Asia Domenicone. Siciliano.
passerella la numero 22, Sara De Petra. Francesca e Sara. Questa sera in gara Elena Pelagatti. Numero 24, in passerella c'è Martina Sollazzo. E concludiamo con la concorrente numero 25, Bianca Cocris. Rivediamo anche questo terzetto. Direi di sì. Chiara, alla fine io e te ci divertiamo sempre a presentare insieme, caro pubblico di Viale Europa, però ti devo dire una cosa, troppa bellezza una alla volta, eccetera. Ti incanta. Io voglio rivederle di nuovo con il trenino dell'Adriatico, così lo chiamiamo. Le ragazze... E allora riaccogliamole tutte quante insieme. Le ragazze di Miss Montesilvano. Ognuna di loro sarà molto emozionata davanti a tantissima gente. Anche perché l'applauso del pubblico aiuta la giuria come sempre. Applauso, bene. Ok, cara Chiara, lo so. E ora? E ora, adesso prima di vedere le ragazze con il secondo passaggio in bikini, quindi cara giuria, fate mente locale di quello che avete visto fino adesso, perché in realtà non è che avete visto tanto. Dalla seconda sfilata vedrete tanto. Adesso c'è il primo intermezzo, ovviamente musicale, se così vogliamo dire, ma io sono veramente felice di presentarla, lei insieme ai suoi colleghi, perché la detentrice di Miss Adriatico 2021 è una vincitrice italiana di danze caraibiche. E questo ci fa onore, è un titolo che noi dobbiamo dire, perché oltre a essere Miss Adriatico è la campionessa italiana di danze caraibiche, assieme a Martina Vela
e a Lorenzo Agresta insieme a Beatrice Palmucci della Saida Dance, la scuola che si trova in via Vestina a Montesilvano, di Sami D'Amico e Manola D'Alessandro. Le vediamo e vediamo che sorpresa ci hanno fatto. Saida Dance. Que a mí me gusta mango de la vecina, que está sabroso, bien rosadito, que está bien dulce y exquisito. Me vuelvo loco, ay, con su mango, vecina. Ay, tranquilo, mambo, swing, tranquilito, papá. Esto es merengue así. ¿Y quién? Arriba de ti te como como un flan. La bola se me plan, claro que se me plan. No te estás amateando como que son un ping-pong. Tómala donde Juan y no el de los palotes, haciendo un cocote de jirafa donde ve el cote. De Victoria sí cree, son locos la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca lo gata en Dior también en Prada. Tiene un Richard Mille y una guaguela cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy y el culo guau. Wow, wow. Allora, prima volevo dirvi una cosa importante, che ha ballato anche Sofia D'Amico, che è la figlia di Sami D'Amico della scuola Saida Dance. Bravissima, brava. Volevo dire solo questo, adesso me ne vado. Andiamo. Pinto, amasmo. Sin regreso hacia el olvido reservado, a nombre del hombre que alguna vez te amó. No llevo mucho en mi equipaje, voy liviano, pues solamente cargo un roto corazón. Y cada estampa pegada a mi pasaporte marca el espacio que aumenta entre los dos. Voy navegando con mi brújula hacia el norte y tu recuerdo va en opuesto dirección, buscando un beso que me sepa París, una figura como obra de arte, yeah.
perdí la cuenta de kilómetros viajados. No existe un mapa con mi localización, desde Toledo a Buenos Aires y las viñas de Santiago. Quasi mi vergogno di entrare sul palco. Bravissimi! Facciamo un fortissimo applauso per i ballerini della Saida Dance. Io ho solo una parola. Wow! Wow! Wow alla seconda! Wow alla seconda! È davvero raro che dei ballerini riescano veramente a catturare così tanto gli spettatori, poi un'espressività incredibile, il corpo. Lo faremo anche io e te. Lo portiamo un anche giorno, a te, un balletto sì, del genere. Nel 2014 o 2000 mai. Bene, siamo pronti, cara giuria, caro pubblico, cara Chiara, cara regia, cari spettatori da casa, siamo pronti per il prossimo e quindi il secondo passaggio in giuria in bikini. Parte, chi parte Chiara? Ovviamente aprirà la passerella la detentrice del titolo, vista... Ah no, Martina, è vero! Vestita con gli abiti della boutique Lucri, in passerella Martina. Complimenti, e adesso apre ovviamente la passerella, quindi il secondo giro con il bikini, ovviamente la detentrice di Miss Adriatico 2021, accompagnato dal suo fratellino Tommaso, Gioia Di Pasquale. Applauso Gioia Di Pasquale e il suo fratellino Tommaso, e riaccogliamo nuovamente qui sul palco le concorrenti. E ripartiamo, cara giuria, con la numero uno, Diletta Timperio. Viene da Miglianico, studentessa, ama cantare, ballare, cucinare, e le sue aspirazioni è quella anche di modella. E andiamo avanti con la concorrente numero 2, la vedete fasciata, dunque questa sera non è sottoposta al meccanismo di voto. Federica Di Claudio da Loreto. Numero 3, Fabrizia Martella da Pescara. Villa Raspa,
con il numero 4, Alessia Cirone. Però le ragazze fanno un change. E proseguiamo con la numero 5, viene da Pescara, Rossella Calderoni. Contrassegnata con il numero 6, Giorgia Martinelli. Numero 7 per Giulia De Leonibus da Elice. Fasciata, dunque anche lei non è sottoposta al meccanismo di voto. In gara a tutti gli effetti la concorrente numero 8 da Montesilvano, dunque gioca in casa Silvia De Amicis. Salutiamo il primo gruppo di concorrenti che avremo modo di rivedere tra pochissimo. Con il numero 9, Taisia Zekanevic. Arriva anche lei da Pescara. Anche la numero 10 non è sottoposta a voto, come potete vedere è fasciata, Aurora Buonvivere da Pescara. Con il numero 11, Denise Sagliocco. Con la concorrente numero 12, anche lei questa sera fuori gara in quanto vincitrice dell'ultima tappa, Angelina Andreiana. Numero 13, sulla passerella, Alicia Strugaru. Anche lei da Montesilvano.
Caro pubblico, numero 14 per Vittoriana Cacciatore da Pescara. Da Pescara, Ilaria Di Lena. Numero 16, già fasciata, quindi non è sottoposta a voto questa sera. Viene da Penne, si tratta di Silvia Severo. E anche loro ci salutano. Che bella, proseguiamo, proseguiamo davvero con gioia. Numero 17, Giada Casalena. Anche lei già fasciata, quindi non è sottoposta a voto. Viene da Teramo. Con il numero 18, anche lei gioca in casa, Valentina Casciaroli. Anna Vincecco, numero 19, viene da Pescara. Anche lei con il numero 20, Asia Domenicone da Pescara. Da Nocciano, scusatemi. No. Pescara. E con il numero 21 da Nocciano, Francesca Sicignano. Da Pescara la numero 22, Sara De Petra. Elena Pelagatti. Numero 24 da Spoltore, Martina Sollazzo.
concorrente numero 25, direttamente dalla Romania, Bianca Cocris. Che loro ripercorrono la passerella tutte quante insieme. Chiara che balla, comunque emozionatissime, bellissime, anche tu lo eri quando sfilavi e lo sei tuttora. Grazie. Emozionatissima, bellissima, e noi parlando di bellezza ce le dobbiamo rivedere, le ragazze di Miss Montesilvano, eccole qua. Coreografate dalla coreografa storica del concorso, Roberta Mezzanotte. Bella d'estate, lei mama, anche se qui tutto frana, lei mi consola. E ora le ragazze si andranno a cambiare per effettuare il terzo ed ultimo passaggio in giuria, il passaggio con il body olimpionico firmato Falcone, la divisa ufficiale del concorso. E nel terzo passaggio la giuria sarà chiamata ad esprimere il voto legato al portamento. Ma ora andiamo avanti con la presentazione del prossimo ospite. Di chi si tratta? Posso dire che sono felicissimo, scusate, perché guardavo te e pensavo una cosa, poi silenzio. Felicissimo di averla qui, avere anche lui ovviamente, perché adesso vi presentiamo il Club Caribe 1960, una scuola di danze caraibiche che si trova a Pescara in via Prati, 13-1 zona ospedale, e che ha anche una seconda sede a Colle Corvino, e Club Caribe 993 presso il centro commerciale La Roccia. Questa sera abbiamo l'onore di avere i maestri del Club Caribe, Marco Corazzini e Eleonora Cendamo, che presentano uno show di salsa cubana e afro. Per voi, Marco e Eleonora. Hola.
Ragazzi, che dire, complimentoni, scusate, perché la scuola in realtà, ho sbagliato l'accento, qual è? Caribe. Club Caribe 1960. E lei è Eleonora Cendamo e Marco Corazzini. Grazie ragazzi, grazie davvero. La cartellina è tua. La cartellina è mia. E adesso, cara giuria, è arrivato il momento dell'ultimo passaggio in gara, però cedo la parola alla mia Chiara. Torna nuovamente in passerella Martina con gli abiti della Lucri Boutique. Salutiamo e ringraziamo Martina. E diamo il benvenuto, ovviamente, anzi il bentornato a lei, Miss Adriatico 2021, Gioia Di Pasquale. Gioia e riaccogliamo in passerella la concorrente numero uno. Si tratta di Diletta Timperio. È una studentessa, ama cantare, ballare e cucinare. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un'ostetrica, se non una modella. Inquadrata dalle telecamere, Diletta Timperio. Con il numero 2, Federica Di Claudio. È una studentessa, studia karate, ballerina di zumba e aspira a diventare modella. Passerella Federica Di Claudio. Riaccogliamo in passerella la concorrente numero 3. Si tratta di Fabrizia Martella. Anche lei è una studentessa, amante dello sport e della musica. Il suo sogno è quello di diventare un hostess di volo. Fabrizia Martella. Contrassegnata col numero 4, Alessia Cirone, anche lei studentessa, pensate un po', equitazione e aspira a diventare veterinaria, Alessia Cirone. Rossella Calderoni. È una studentessa che sogna di entrare a far parte delle forze armate. Rossella Calderoni. Salutiamo il primo gruppo di concorrenti.
E proseguiamo con la numero 6 in passerella, Giorgia Martinelli. Studia danza classica e moderna. Le sue aspirazioni sono un giorno diventare sia medico sia ballerina. Giorgia Martinelli. A seguirla con il numero 11, con il numero 7, Giulia De Leonibus. È una studentessa, pratica attività di palestra, studia danza classica e danza moderna. Il suo sogno è quello di diventare una psicologa. Giulia De Leonibus. Numero 8 per Silvia De Amicis. È una ballerina a livello agonistico, anche caraibico. Le sue aspirazioni sono diventare ballerina e hostess di volo. Lei è Silvia De Amicis. Torna in passerella con il numero 9, Taisia Zekanevic. È una studentessa, ma anche un'atleta di ginnastica artistica che sogna di diventare una fotomodella. In passerella, Taisia Zekanevic. È la volta della numero 10, Aurora Buonvivere, in passerella. Studia pianoforte e pratica equitazione. Le sue aspirazioni sono diventare ambasciatrice di carriera diplomatica. In passerella, Aurora Buonvivere. E rivediamole ancora una volta. È la volta della numero 11, Denise Sagliocco, in passerella. Studia musica, le sue aspirazioni sono diventare estetista e modella. In passerella, Denise Sagliocco. E con il numero 12, Angelina Andreiana. È una studentessa, aspira ad un futuro da modella o fotomodella. Angelina Andreiana. Numero 13 per Alicia Strugaru. Anche lei una studentessa, pratica balli caraibici ed aspira a lavorare in ufficio e fare la modella. Alicia Strugaru. Volta della concorrente numero 14, si tratta di Vittoriana Cacciatore. È una studentessa oltre che una personal trainer, pratica attività di palestra ovviamente. Il suo sogno è quello di diventare un'insegnante di ginnastica. In passerella, Vittoriana Cacciatore. La numero 15, Ilaria Di Lena.
Anche lei pratica danze caraibiche e il suo sogno nel cassetto è diventare un'attrice. In passerella, Ilaria Di Lena. Rivediamole ancora una volta. E proseguiamo con la concorrente numero 16, si tratta di Silvia Severo. È una studentessa, pratica attività di palestra e sogna di diventare un'indossatrice. Inquadrata dalle telecamere, Silvia Severo. La numero 17 è Giada Casalena. È ancora una studentessa. Il suo sogno nel cassetto è diventare un'ostetrica. Giada Casalena. Proseguiamo con la concorrente numero 18. Si tratta di Valentina Casciaroli. Studentessa, pratica ballo ed il suo sogno è quello di diventare una psicologa. La numero 19 è Anna D'Incecco sulla passerella. Anche lei è una studentessa. Il suo sogno nel cassetto è diventare un hostess di volo. Nel frattempo fa danze caraibiche e palestra. In passerella Anna D'Incecco. A seguirla con il numero 20 torna in passerella Asia Domenicone. È una studentessa, pratica attività di palestra e sogna di diventare un architetto. Asia Domenicone. Le rivediamo ancora tutte insieme. Nel frattempo è arrivata la numero 21, in passerella Francesca Sicignano. Anche lei è una studentessa. Pratica palestra nel tempo libero, il suo sogno è diventare un medico. Francesca Sicignano. E con il numero 22, Sara De Petra. Lei è un estetista. Pratica motocross ed il suo sogno è quello di diventare una make-up artist. Sara De Petra. E la numero 23 si chiama Elena Pelagatti. Anche lei è una studentessa. Nel tempo libero pratica nuoto. Il suo sogno è diventare una maestra d'asilo. Elena Pelagatti. A seguirla con il numero 24 torna in passerella Martina Sollazzo. È una studentessa, pratica
acrobatica aerea, il suo sogno è quello di diventare una modella. Martina Sollazzo. Numero 25 è Bianca Kokis. Professione barista. Nel frattempo studia musica e letteratura. La sua aspirazione è diventare un'indossatrice. Bianca Kokris. E rivediamo l'ultimo quadretto di queste splendide ragazze. Visto le 25 protagoniste della serata per ben tre volte in versione elegante, nella versione prettamente estiva con il loro bikini personale e con il body firmato Falcone, ma ora per togliere ogni dubbio alla giuria che ha già espresso il loro parere, rivediamole per l'ultimissima volta il trenino della bellezza firmato Miss Montesilvano. Se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente. Una questione di chimica, chimica. E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente. E non mi importa del pudore delle suore, me ne sbatto totalmente. E non mi fare coreografate da Roberta Mezzanotte. Una questione di brave e belle, brave e belle. Le ragazze di Miss Adriatico, nonché di Miss Montesilvano, l'ho detto, hai visto? Comunque fammi ringraziare anche a me Roberta, perché Roberta Mezzanotte è la coreografa, perché bisogna farlo. Ringraziamo anche i nostri fotografi che sono lì. Un bacione forte davvero. E adesso, dopo tanta danza, dopo tanta bellezza, non perché lui, per l'amore di Dio, non volevo, però, giusto per dire, di sguincio, allora è importante capire che adesso c'è un cantante del Festival della Melodia e un ragazzo che ha vinto, diciamo, alcune tappe del Festival della Melodia e adesso corre per la finale nazionale, quindi per vincere il titolo nazionale del Festival della Melodia. Io ve lo vado a presentare, viene da Silvi, signori e signori, Simone D'Annibale. Piacere, ci conosciamo. Ecco, adesso sono circondato da due parentesi. Vabbè. No, vabbè. Allora, ci canti la tua. Perché la sua canzone, pensate un po', è stata scritta, pensa anche tu Chiara, da lui e da Piero Mazzocchetti. Dedicata alla sua ragazza, perché alla sua ragazza gli dici sempre che il mio amore ora sei tu. Ed è il titolo della sua canzone. Signore e signori, canta Simone D'Annibale. Buonasera a tutti. Grandi sere d'estate,
lunghe spiagge stellate, i nostri passi lenti sulla sabbia e le nostre chiacchierate, le tue mani tra le mie, onde sugli scogli, silenzi coperti dal mare, labbra che si cercano e all'improvviso un bacio ci porta via, lontano da questa malinconia. Resta così per sempre, non cambiare mai, luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai, non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu, e ora non soffro più, e ora non soffro più. Inizio tutto così, come uno strano gioco, due perfetti sconosciuti, grandi sopravvissuti, una foto rubata, il bisogno di sentirti amata, un timido sorriso, l'annuncio di un tempo condiviso, e all'improvviso il miracolo più bello, arriva l'amore che ci riempie il cuore. Resta così per sempre, non cambiare mai, luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai, non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu. E se dovessi perderti, che cosa poi sarà di me? Imprigionato e solo qui su questo letto, in una stanza vuota, sì, senza una via d'uscita, perciò ti prego resta qui. Resta così per sempre, non cambiare mai, luce in fondo agli occhi, non spegnerti mai, non voglio perderti, so che non vivrei, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu, perché il mio amore ora sei tu. Grandi sere d'estate, lunghe spiagge, stellate. Grazie. Pubblico attentissimo a questa canzone, veramente. Grazie, molto di cuore, bella. Veramente. Poi la cantavamo anche noi, perché ormai col Festival della Melodia, con Miss Adriatico, sempre. Grazie. Grazie. Ci vediamo mille. Tra poco. Certo. Simone D'Annibale, che torna tra poco. Ok, prima mi chiedevo, ma che fine ha fatto Chiara Di Cinzio? Adesso ve lo dico io. Grazie alla boutique Lucri di Cristina e Luca, la boutique che trovate a pochi passi da qui, adesso la nostra Chiara, l'incantevole Chiara, io dico ogni volta che sfila lei si ferma tutto, si spengono le luci e tutto puntato su di lei. Con gli abiti di Lucri Boutique torna in scena Chiara Di Cinzio. Thank you.
E più incantevole di così. Oh, sei più bassa, hai cambiato pure le scarpe? No. Ah, sempre uguale. Senti, tu sai sfilare, io diciamo ci provo a fare l'artista. E adesso c'è una sorpresa per il pubblico di Viale Europa. Io so sfilare e lui sa meravigliosamente cantare. Infatti è lui il vincitore del Festival della Melodia 2021 che questa sera ci regalerà un pezzettino assieme alle protagoniste di Miss Adriatico, la sigla di Miss Adriatico 2022 che ora ci racconterà com'è nata. Serviva una sigla per cambiarla dal 2022, fare una sorta di post pandemia, cioè ricominciare proprio tutto da zero. E allora Roberta Mezzanotte, la coreografa, insieme a Marco Corneli, insieme alla promozione spettacolo, mi hanno detto: Mau, perché in simpatia mi chiamano Mau, Mau, devi scrivere, puoi scrivere una sigla, una canzone che deve essere la sigla di Miss Adriatico? E l'ho scritta, spero che vi piaccia. Grazie Chiara. Tenete Anna? Le ragazze, il corpo di ballo di Miss Adriatico. Non ho mai smesso di pensarti con quel tuo vestito blu e con quegli occhi neanche il mare potrà chiedere di più. In radio ascolto la tua musica, faccio una storia e tu da quell'estate che non torni adesso non ne posso più. Dammi una direzione, spiaggia con l'ombrellone parto, però non so la destinazione. Poi d'improvviso arriva un suono, fa caldo e già mi muovo verso di te e balla tutta l'estate tra feste e la TV, fa un giro sotto sto cielo con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni e con le mani faccio un cuore sull'Adriatico, oh 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 oh, sull'Adriatico, oh 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 oh. E questa vita è troppo bella, sì, da quando vedo te le granite, le serate, 30 gradi in cabriolet. L'estate porta già il tuo nome, non è solo un cliché. Rimango fermo ad aspettarti, amore, già sono le tre. Bevo mojito a tarda sera, il mare e l'atmosfera, e sarà amore con la luna piena. Poi d'improvviso arriva un suono, fa caldo e già mi muovo verso di te e balla tutta l'estate tra feste e la TV, fa un giro sotto sto cielo con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni e con le mani faccio un cuore sull'Adriatico, oh 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 oh, sull'Adriatico. Estate tra feste e la TV, fa un giro sotto sto cielo con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni e con le mani faccio un cuore sull'Adriatico, sull'Adriatico. Wow, le ragazze di Miss Adriatico, la sigla. Allora, Chiara Di Cinchio può raggiungermi qui al centro del proscenio mentre tutte le ragazze si vanno posizionando a semicerchio perché riceveranno gli omaggi firmati Acqua e Sapone e una stupenda rosa offerta dalla boutique del Fiore. Tra poco conosceremo anche la signora Alida D'Amico che avrà il piacere di consegnare la prima fascia, il primo titolo della serata. Intanto posizionatevi pure ragazze, entrate in scena perché il tempo stringe.
Eccole qua le nostre ragazze che si posizionano e grazie anche all'aiuto di Martina Maddalena Mariotti, la nostra storica capitana di Miss Adriatico, quante edizioni, quante stagioni con Martina Maddalena Mariotti che è rimasta sempre legata sentimentalmente al nostro concorso e noi con lei e con la famiglia. D'altra parte è una grande famiglia quella di Miss Adriatico, io vorrei salutare anche i genitori delle Miss. Facciamo un applauso ai genitori delle Miss, persone fantastiche, ci accompagnano e sempre in prima fila perché sono delle persone speciali. E allora, con l'ausilio anche di Roberta Mezzanotte, la nostra coreografa, andiamo ad omaggiare con i simpatici regali di acqua e sapone, con le rose della boutique del fiore, tutte le concorrenti, le partecipanti, le 24 finaliste di questa sera di Miss Montesilvano. La Montesilvanesità, questa grande associazione capitanata dall'amico Sergio Agostinone, che abbiamo avuto modo di ascoltare in precedenza e che ha organizzato per il terzo anno consecutivo una iniziativa davvero destinata a ripetersi nel tempo. Grazie a Sergio e a tutte le aziende che lo hanno supportato. Facciamo un applauso a Sergio Agostinone e tutto lo staff. Non è semplice, non è facile. Volevo ringraziare la giuria che è stata presieduta da Sergio Agostinone e dall'assessore al turismo Deborah Comardi, tutti i componenti, davvero una grande e bella giuria. E vado subito a chiamare, come ho detto prima, Alida D'Amico della boutique del Fiore per consegnare il titolo relativo alla fascia di Miss Conad Ardente. Venga pure qui signora, una splendida signora, si faccia vedere, metta in bella evidenza il titolo che andremo ad assegnare questa sera. Risponde al nome di Fabrizia Martella. Fabrizia Martella, complimenti, prima fascia. Facciamoci una foto, una premiatrice da una parte, l'altra da quella opposta. Momento foto, salutiamo Vania D'Anastasia, la fotoreporter di Miss Adriatico 2022, anche l'imprenditore Gabriele Galati, tutti coloro che hanno immortalato questi momenti e la passerella conclusiva di Fabrizia Martella, Miss Conad Ardente. Grazie, grazie alla signora Lida D'Amico, grazie. Davide Di Febo e Adelia De Amicis, pronti per consegnare la loro fascia, il loro titolo, questa bella azienda nel settore trasporti. Eccoli qua pronti per fasciare la diretta interessata. Si tratta di Giorgia Martinelli. Giorgia Martinelli, eccola. I complimenti di Davide, di Adelia, i complimenti anche di Chiara. Facciamoci una bella foto ricordo che sarà immortalata sul sito missadriatico.it, su tutti i social, la passerella di una sorridente spumeggiante Giorgia Martinelli. Grazie, grazie a Davide e Adelia. A questo punto anche gli amici di Montesilvano, Chiara, di Viale Europa, conosceranno l'intensità dell'affetto, della stima, dell'amore che circonda questo personaggio storico per la nostra organizzazione. La vado subito a chiamare la coreografa Roberta Mezzanotte. La fascia è quella di Miss Pacificio Rustichella d'Abruzzo, pronta Roberta Mezzanotte, la coreografa, indaffaratissima come sembra, a consegnarla. A chi andrà? A Rossella Calderoni. Il bacino, come vuole tradizione, la premiata al centro, le premiatrici ai lati e scattano i flash al vostro indirizzo. Momento foto e dopo le foto la passerella della Miss Pacificio Rustichella d'Abruzzo, Rossella Calderoni. Stiamo parlando a questo punto, veniamo a parlare di ottimi vini. D'altra parte l'Abruzzo è ormai diventata una regione famosa, nota a livello internazionale per i suoi vini.
Chiamo una sommelier ormai conosciuta, volto noto del piccolo schermo. Lei è Anna Maria Acunzo, per la consegna della fascia relativa al titolo di Miss Vini Lampato. Eccola qui, ha fatto parte della nostra commissione, senz'altro un'altra atmosfera rispetto ai festival del Brodetto, ai campionati della cucina per casalinghe, però questa sera ci siamo rilassati all'insegna della bellezza. E allora, la nostra Anna Maria è pronta a consegnare la fascia di Miss Vini Lampato, che questa sera andrà a beneficio di... Martina Sollazzo! Martina Sollazzo, eccola! È alquanto alta, Anna Maria, vero? Ti sei premunita, facciamoci una foto. Aspetta, dove vai? La foto con la Miss Vini Lampato sorridente. E dopo le foto, la passerella conclusiva di Martina Sollazzo, Miss Vini Lampato. Grazie, grazie Anna Maria, alle prossime. Di scuola, Miss Adriatico, ci pensa una grande donna, sempre indaffaratissima, sempre pronta ad aiutare il prossimo. E Bice Di Pasquale questa sera, assieme alla sua figliuola che ha vissuto la prima esperienza in giuria. E allora la chiamiamo Federica Pezzi, eccola qua. Bice e Federica pronte per consegnare la fascia relativa al titolo di Miss Spiedi Arrosticini. Di chi si tratta? Si tratta di Valentina Casciaroli. Il bacino e complimenti anche della figliola. Facciamoci una bella foto, foto che saranno custodite gelosamente sui nostri siti internet e sui social. Momento foto e dopo la foto la passerella conclusiva, la passerella di saluto di Valentina Casciaroli, Miss Spiedi Arrosticini. Sai una cosa? Che anche in giuria, la componente femminile della nostra giuria questa sera ha detto che bisogna rispettare la par condicio. Quindi non solo spazio alle belle ragazze, alle belle donne, ma anche spazio ai bei ragazzi. Pertanto noi, memori delle sfilate, delle passerelle di Mister Adriatico, abbiamo chiamato due simboli della bellezza al maschile, che per 10 lunghi anni sono stati i boys di Mara Venier su Rai 1. Lo ricordate il famosissimo programma domenicale della regina del piccolo schermo, Mara Venier? Loro erano quei due bei ragazzi che accoglievano gli ospiti, i grandi nomi, prima di farli accomodare nel salotto di Mara Venier. Li vado subito a chiamare qui al centro della scena, Davide Di Blasio, prego, prego, e Vincenzo Cirmignani. Un applauso alla bellezza maschile. Eccoli qua, Davide e Vincenzo, con la fascia relativa al titolo di Miss Caffè Mocambo. Intanto Chiara, chiediamo loro subito che serata hanno vissuto questa sera tra tante bellezze di Miss Adriatico. Loro hanno avuto più di una semplice esperienza, ragazze, hanno ripreso, hanno premiato le Miss delle precedenti edizioni di Miss Adriatico, quindi conoscono a meraviglia questa bella realtà legata al fascino femminile. Davide Di Blasio. Buonasera a tutti e complimenti a tutte le ragazze, sono veramente bellissime. E per noi è stato veramente un piacere essere qui stasera, perché comunque siete per noi una famiglia, quindi abbiamo dei ricordi indelebili, perché ci ricordiamo di anni vissuti insieme a te, dove eravamo veramente giovanissimi e abbiamo intrapreso un cammino veramente sublime da te in poi, diciamo. Belle parole, grazie Davide. Vincenzo Cirmignani, oggi impegnato a Milano con tante sfilate di moda a Milano, ecco, come ha passato questa serata in Abruzzo, nella sua terra, con i vecchi ricordi legati a Miss Adriatico? Guarda Paolo, io ti porto nel cuore te e Miss Adriatico, difatti sono emozionato, senti anche dalla voce tante esperienze con Davide. E il livello si è alzato, vi faccio i complimenti perché ragazze sono molto molto belle, il concorso è cresciuto, ha inserito le coreografie, quindi tante novità. E complimenti davvero.
Un vero spettacolo, dice. Che belle parole, Davide Di Blasio e Vincenzo Cirmignani. E allora, possiamo restituire il microfono a Chiara? La faccia è quella di Miss Caffè Mocambo, e affinché sia la bellezza al maschile a premiare quella al femminile, vediamo di chi si tratta. Chi sarà attenzionata? Miss Caffè Mocambo. Diletta Timperio! Diletta Timperio! Diletta, è andata bene questa sera, eh? È andata veramente bene, Diletta. Allora, facciamoci una bella foto. Cantano, mettiamo bene la fascia, altrimenti gli amici di Caffè Mocambo si inquietano. Mettiamo bene, dopo il posizionamento della fascia scattano i flash, e dopo i flash la passerella della Miss Caffè Mocambo di Lenza Timperio, eccola! Grazie a Davide, grazie a Vincenzo, alle prossime, buona estate anche a voi! Yo quiero vivir, yo quiero reír y quiero sentir. Chiara, adesso chiamiamo qui accanto a me la storia, la memoria storica di questa rassegna. Colui che dalla prima edizione, vale a dire da 46 anni fa, è qui con noi per festeggiare il trionfo della bellezza di Miss Adriatico. Sto parlando di un maestro, di un grande artista che con le sue personali d'arte è conosciuto in Italia e all'estero. Gino Berardi, eccolo! Eccolo qua, Gino Berardi, con la fascia di Miss Intimo Unigross. Gino, da 46 anni a questa parte, come vedi cambiato il concorso di Miss Adriatico? Beh, devo dire che confermo le parole dei due che mi hanno preceduti, che questo concorso è cresciuto moltissimo, e quindi dobbiamo andare avanti, altri 46 anni. Altri 46 anni, magari, magari Gino. Allora, ero un ragazzo, eh? Anche tu. Avevamo anche più capelli, magari. Sì, sì, certo. Simpaticissimo, grazie, Gino. Grazie, grazie. Ti verremo a trovare in Corso Strasburgo per la tua personale. Tra l'altro, Gino Berardi ha messo in palio una preziosa litografia per la prima classificata, che poi conosceremo successivamente. Benissimo. Per il momento puoi dare il microfono a Chiara, perché leggiamo subito di chi si tratta. La Miss Intimo Unigross della serata risponde al nome di Chiara De Petra. Chiara De Petra, Miss Intimo Unigross. E allora, andiamo pure con la foto. Dopo il posizionamento della fascia, la foto, momento foto, e dopo la foto la passerella di Chiara De Petra, Miss Intimo Unigross. Chiara, continuiamo a parlare di bellezza e lo facciamo con una grande sportiva. Lei è la responsabile, l'immagine del pattinaggio non solo a Montesilvano, in Abruzzo e in Italia. È già stata campionessa italiana, oggi dirige la Skating Academy qui a Montesilvano, che è un po' un fiore all'occhiello nel panorama sportivo regionale e nazionale. Stella Cantelli, facciamo sentire l'applauso del pubblico di Montesilvano, che io vorrei ringraziare perché a distanza di tempo è ancora qui assiepato per conoscere il responso della giuria. La fascia è quella di Miss Acquestapone, però Stella, com'è andata la serata? Come l'ha trovata Stella Cantelli? Benissimo, bellissima serata come sempre, emozionante. Volevo ringraziare te per avermi invitato nuovamente a presiedere la giuria insieme alla splendida giuria che era a fianco a me, e ringraziare Sergio Agostinone, che è responsabile della Montesilvanesità, organizza sempre bellissimi eventi da tantissimi anni, quindi lo ringrazio perché anche con la nostra associazione è sempre molto vicino. Tra poco si riapriranno anche le iscrizioni per il pattinaggio, una disciplina a cui tieni davvero tanto. Tantissimo. La Montesilvano Skating Academy, come dicevi tu, è terza nel ranking nazionale dei club d'Italia, quindi noi siamo molto fieri di portare in Italia il nome di Montesilvano. Che bello. E allora, Chiara, siamo pronti a questo punto a leggere anche la Miss Acquestapone della serata. Di chi si tratta? Si tratta di Anna D'Incecco. Eccola, Anna D'Incecco.
faccio una bella foto. Quante belle foto abbiamo fatto questa sera, e non solo. E dopo le foto, la passerella conclusiva di Anna D'Incecco, Miss Acqua e Sapone. Si possono preparare Sergio Agostinone e l'assessore al turismo Deborah Comarchi. Venite pure qui al centro del proscenio, perché siamo per consegnare il titolo di Miss Montesilvano e la corona, il diadema realizzato da un'altra montesilvanese doc, Monia Monti, una stilista che ci è particolarmente vicina in ogni circostanza. E allora, abbiamo ascoltato Sergio visibilmente soddisfatto, ascoltiamo anche l'assessore di una serata densa di emozioni. Com'è andata? Una serata meravigliosa, ricca di emozioni, ricca di anche talento, tanto tanto talento abbiamo visto questa sera, oltre alla bellezza, e questo non può farci che enormemente piacere. Quando Sergio è venuto da noi e ci ha proposto di fare questi due giorni dedicati alla montesilvanesità, noi non abbiamo potuto che accogliere con gioia, non abbiamo potuto far altro che sposare questa bellissima iniziativa che è riuscita alla grande. Abbiamo messo a disposizione tutto ciò che potevamo mettere a disposizione, ma devo dire che lui è stato veramente bravissimo, perché non è facile organizzare eventi, e tu lo sai benissimo. Come no? Sono riusciti proprio bene bene bene, quindi bravissimo Sergio, complimenti davvero. Sergio, a chi si sente di dire grazie in tutta sincerità, perché Sergio Agostinone è un personaggio schietto e sincero. In questi momenti conclusivi, lei a chi si sente di dire grazie? A tutta Via l'Europa. A tutta Via l'Europa, affinché possa tornare ai vecchi fasti. Conviene con me, Sergio Agostinone, una via che ha fatto la storia di Montesilvano. Mi sto battendo appunto con queste iniziative per riportarla al suo, diciamo, origine, al suo origine, che era veramente la via meravigliosa e la più importante via di Montesilvano, che collega il mare alla statale. Quindi la dobbiamo tenere in considerazione. Viva Via l'Europa! Viva Via l'Europa! E allora, nel ringraziare tutti coloro che sono stati vicini a Sergio Agostinone nell'organizzazione della serata, nel ringraziare tutte le concorrenti che ormai hanno costituito e formano un gruppo molto unito, molto coeso, una grande famiglia nel vero senso della parola, nel ringraziare la giuria, grazie per essere stati in nostra compagnia, i genitori, il numerosissimo pubblico presente, andiamo a rendere noto il verdetto, il responso della giuria. La Miss Montesilvano edizione 2022 è... rappresenterà Montesilvano la finalissima Vittoriana Cacciatore. Vittoriana Cacciatore della Miss Montesilvano 2022. Io vorrei qui accanto a noi anche il presentatore, l'artista poliedrico Maurizio Tocco, e anche la damigella d'onore, la detentrice del titolo Gioia di Pasquale. Unitevi a questo bel quadretto di famiglia, le foto che scattano al vostro indirizzo. Gioia, Maurizio, sono davvero momenti emozionanti qui in Via l'Europa. Ancora tantissima gente fino a tarda notte ad animare questa serata di successo. E dopo le foto che si ripetono, la passerella conclusiva della reginetta della serata in Via l'Europa, la Miss Montesilvano e Vittoriana Cacciatore. Con questo è tutto, Paolo Minucci, Chiara Di Cinchio, Maurizio Tocco e tutti i presenti vi ringraziano. A questo punto possiamo prendere anche il mazzo floreale. Aspetta, non è finita qui, perché c'è anche uno stupendo omaggio floreale della boutique del fiore che viene offerto alla vincitrice della serata. Lo stesso Sergio Agostinone lo porta in bella mostra, e su queste belle immagini Paolo Minucci vi ringrazia della cortese attenzione. C'è anche la litografia di Gino Berardi, vi ringrazia e vi rimanda alle prossime edizioni. Chiara, che cosa possiamo dire? È stata una bellissima serata come sempre, e io ricordo ogni volta di prendere alle ragazze di prendere questo come un gioco e di viversi questa esperienza stupenda per la pura voglia di divertirsi. Grazie a tutti e buonanotte! Ancora buonanotte, buona estate! Da Via l'Europa Montesilvano è tutto, ciao!
balla tutta l'estate, tra feste e la TV fa un giro sotto sto cielo, con te sempre più blu. Ho tolto tutti i maglioni, ho scaricato le canzoni, con le mani faccio un cuore sull'Adriatico.